Buondì. Buondì, Andrea, tutto bene? Bene. Siamo un pelino in ritardo stamattina, ma ci siamo. Oh, yes. Zom, penso dorma ancora, sinceramente. Gli ho scritto, ma non mi ha risposto. Strano. Faccio una chiamata. Adesso. Buondì. Buondì. Allora, vediamo un po'. News non ce n'è. Non c'è granché, perlomeno. Ok. Very nice. Cosa abbiamo sotto gli occhi? GJ che ha appena dato un trade e ci siamo persi. Esattamente, stavo guardando anch'io. Allora, questa qui è l'analisi di ieri sera, si è rimasti all'interno del range, qui è la prima mezz'ora. Siamo tornati su. Non abbiamo fatto granché, abbiamo rotto i massimi, siamo andati qui, abbiamo perfettamente invertito a livello dell'analisi di ieri sera. Già qui c'era un possibile trade, ma questo qui era proprio netto perché abbiamo la chiusura all'interno di 500 al di sotto del livello. Stop loss, take profit. Sì, Era un con trade già buy fatto. can sell era stato stranetto. Infatti io ho scritto anche a Zoome, sono stato là a osservare per un sacco di tempo e mi sono visto trade passare davanti agli occhi. Però vabbè. L'H1 prima aveva chiuso bullish, cioè questo qui rompe i minimi, va bearish, però c'era già l'M30 che... Sì. Cavolo, questo era proprio un bel trade, peccato. Aveva chiuso un po' troppo sul livello Ah, qui dici? sull'M30, sì, là esatto, o l'M15, quella uguale, Eh quella sì, prima. però ha rotto i minimi della candela prima ed è tornato all'interno di questo range qui, E quello quindi è vero. secondo me, cioè io sarei entrato, penso di sicuro, su questo trade qui, in sell stop da qui magari, una volta che l'M15 chiude così, se rompe i minimi, continua bearish, così ho anche lo stop loss più piccolo. Quello Allora, vediamo l'H4, andiamo, siamo andati a toccare in questa zona qui a 134-300 e stiamo rigettando la zona. Allora, zoom intanto. Boh. Allora, vediamo daily. Ok. E le ultime due candele daily non si sono mosse un granché, diciamo. In questa candela qui potrebbe venire anche bearish per creare un po' di wick in basso. C'è questo minimo daily. Vediamo se questo M15 chiude bullish. Posso chiederti una cosa? Sì, ma hai un sacco di interferenza quando... Aspetta. Ok, adesso non la sento più. Sono mutato. Aspetta, devo Ah. registrare. Ancora? No, adesso ti sento bene. Ok. No, io su GJ ho la tua stessa. Diciamo gli stessi livelli, li ho messi prima che pure io ho perso il sell, ma se adesso rompe, aspetta, Aspetta che torno su GJ, ma se vuoi mandami, se sei su TradingView, mandami la chart qui in alto, schiacci la fotocamerina, mi mandi il link sì, e lo so, io... Top.
Questo M5 chiude bearish, siamo anche... aspettiamo la chiusura, cavolo, vediamo. Praticamente, se rompe quel supporto, tu aspetti il retest, candela rossa oppure direttamente con la candela che fa il breakout? Beh, no, 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 se questa qui prima non di chiudere... Non questa. Dico magari più tardi. Beh, se questa chiudesse al di sotto, ok. Ok. Aspetterei il retest per va poi bene, continuare sì. Giù, però finché è dentro... Finché chiude dentro qui, poi adesso in 8 minuti non chiude l'M30, ma chiude proprio la candela anche H1, quindi potresti anche vedertelo sul livello H1. Si chiude, qui è l'apertura, ok? Si chiudesse al di sotto, saremmo al di sotto di questo livello qui, però finché siamo all'interno, shortare, non lo so, in più l'M15 bisogna vedere no, se riesce. Se dopo il prezzo va sotto quel livello, prendi la candela che fa il breakout, perché il range è piccolo, aspetti sempre il retest. Beh no, aspetto sempre il retest. Ok. Tranne casi eccezionali, comunque, che il prezzo magari si muove molto molto in fretta, però in questo momento qui un retest mi sembra necessario, anche perché mettere uno stop loss sarebbe... Ah, beh, no, in questo Non caso è il no, massimo. assolutamente. Vediamo, l'M15 comunque mi sa che viene giù a toccare punto 300 magari. Vediamo un po' cosa fa. Buongiorno. Buongiorno Sassa, che ho visto che è anche scritto. E buondì. Buongiorno. Dino, abbiamo Zoom addormentato stamattina, come facciamo? Speriamo che quando si sveglia il gold ha fatto tipo 6-7 setup bellissimi. Devo vedere subito. Mezzo allora, mi aveva risposto siamo... mezz'ora fa. Secondo me ha ripreso il sonno. Sì, sì, possibile. Lo chiamavo, ma non squilla Telegram, non so. Ha proprio buttato il telefono. Boh. Gold non è male. Com'è spread? Come siete messi voi? Vediamo. Meno log sui C Market, non so perché cazzo so. Problemi c'ho stamattina. Boh. Io di spread c'ho 3 punti, perché comunque da qua una bella pushata la può anche fare gold. Io lo vedevo in buy, infatti. Sì. Supporto. Rompe su questi chiude... Se chiude il 15 minuti. Adesso chiudo proprio l'H1. Ah, bene, effetto. Sì, comunque 15 minuti al di sopra di qui, retest, continuazione fino a 1684. Esatto, sì, fino a... Raga, voi avete fatto qualcosa? Io ancora niente. Io, sì, dormire troppo e perdersi un bel setup su GJ. Questo fatto. Cioè, troppo, poi ho dormito niente. 2 ore, penso, però. Troppo. No, io mini stop sull'SP che mo non so se sto 3 o 30 punti. Beh, se hai messo uno stop di 3 punti te lo meriti di averlo preso. No, saranno vabbè. 30, ma che non sai come calcolare, no? Sì, no, sì. Perché so tipo diversi punti sugli indici, quindi non lo so, su M5 una candela, non lo so. La GJ sta dando quella pushata di cui parlavamo. Fa incazzare, va, sto cazzo di C-Mark. Vabbè, comunque non me ne frega niente, perché quando vado a take profit faccio 5.000 punti più o meno, sì. Zoe ha dato un segno di vita, mi ha scritto ci sono. Allora, GJ, piccolo bastardo, pezzo di merda. Io amo, non lo tocco mai nella vita. Era questo qui il setup che ci siamo persi, che non so se eri già dentro prima, no? Che dicevamo, però no, ottimo.
Ho visto il breakdown, quindi penso che sia quello che hai detto là. Sì, l'analisi è la stessa, i livelli non li ho più toccati da ieri sera, anche se dovrei, e quindi adesso lo faccio. A me però, io non l'avrei preso short, cioè, mo faccio i cazzi miei, perché sta proprio a dove non dovrebbe stare. Vabbè, sì, sì, ci sta. Allora, vediamo un po'. Sì, GJ non è un posto fantastico, abbiamo questo livello qui che sicuramente very very important, non è molto simmetrico, visto che abbiamo la chiusura e l'apertura, però possiamo sistemare questo livello H4 qui, dove abbiamo fatto il nostro bel minimo, questo lo possiamo tranquillamente portare qui. Centotrentaquattro basso troppo. Iniziassimo a formare supporto su time frame più bassi, non sarebbe niente male. Poi che questa H4 dopo essere venuta giù, ma anche la daily, continuare a pushare bullish non sarebbe fatto male. Però questa candela weekly qui che è appena nata. Ah, questa bella wick da fillare verso il basso. Vediamo, vediamo. Allora la candela d'H1 chiude. Adesso l'M15 quindi non è riuscito a flippare, chiude bullish a supporto. Però ovviamente l'H1 fortemente bearish, quindi aspettiamo l'M30 pure. Ecco, diciamo che una cosa meravigliosa sarebbe se la prossima M30 venisse giù, rigettasse lo stesso identico livello, poi chiudesse bullish al di sopra di questo livello qui, fare il retest di 134.500 e andare prima 134.700, poi 134.800. Sarebbe meraviglioso. Se invece continuiamo ad andare verso il basso, cercare un ingresso si può fare se questo M15 rompe i minimi e chiude bearish al di sotto. Si può fare. Però abbiamo tante rejection in questa zona qui, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutte in questa zona di prezzo qui fondamentalmente. Quindi vendere in questa zona qui è un po' rischioso. Bisogna avere una conferma M30 sarebbe sicuramente meglio. Però il retest M15 è fattibile. No, abbiamo già rotto i minimi, perfetto. Capiamo già come gira. E stiamo a vedere. Loro ha rotto il range che ci eravamo segnato. A ribasso. Andiamo a dare un occhio. Ok, qui abbiamo tappato. Vediamo. Bella grossa rottura a ribasso. Oh, porca troia. Ah, ma ha chiuso. Ha chiuso proprio poi bearish alla fine l'M30. Mamma mia. Che droppata. Io non ce l'ho bearish. Aspetta, che broker è? Questo qui è TradingView. FX, ah, OAND. Ah, sì, sì, OAND, scusami. Gold adesso potrebbe diventare un ottimo short. Infatti. Perché è intrappolato sicuramente tanta gente, però tanti
niente, bisogna aspettare una chiusura, ha mosso in un minuto, si è mosso tantissimo, quindi c'è da farsi male con Gold in questo momento qua. 30 punti di drop. Abbiamo tutto range, c'è tutto, tutte candele, senza consolidamento da H1. Se mi 30 chiude saldi sotto di questa zona qui, per i test della zona a continuazione. Saliamo a vedere GVP card, come sta messo. Questi livelli qua sono di blu. Buongiorno. Buondì. Questi livelli qua sono di venerdì, penso, no, 15. Facciamo tutto fresh, ma io vedo già qualcosa che mi piace su GVP card, eh? Sì, sì. Si andiamo a vedere meglio. Innanzitutto c'è questo bel gap bullish con cui abbiamo aperto. Allora, ecco lì, ed ecco. Allora, scendiamo giù. Vabbè, piace molto che questa candela qui vada bullish e faccia il weak fill di questa qui a sinistra, o perlomeno della prima lì vicino. Andiamo a segnarci il nostro livello da H4 qui, 35.500. Okay. Hai visto petrolio quanto sta? No, è arrivato a 14. 14.78 mi segna me adesso. Opla! Ma che cazzo! Opla! Tanto arriva a 10, noi lo dicevamo già settimana scorsa. Fuori. Proprio non c'è niente, cioè, l'ultima volta che il mondo si è fermato così, boh. È pochissimo, 10 dollari al barile, cioè anche già 15, se arriva a 10 dollari al barile. La resistenza, cioè il supporto più pesante è quello di 10 dollari al barile. Cazzo. Buongiorno. Buondì. Buondì. Buongiorno. Allora, se GVP cade mi fa una candela bullish, cerco un ingresso per portarlo fino in cima, perché non mi dispiace affatto la struttura di mercato qua che c'è su GVP cade. Però bisogna aspettare che chiuda bullish. C'è queste candele qui che danno un pelino fastidio, però. Formiamo supporto al di sopra di questo livello qui, non ci dovrebbero essere troppi problemi, cerchiamo un ingresso bullish, facciamo finta, se questo M30 flippa bullish e chiude in questa zona qui, cerchiamo un ingresso in questa zona qui per andare. Allora, vediamo un attimo quanti pips ci sono, fino al weak fill qua una decina ci sono, è tutto, sono 34 punti, però abbiamo bisogno della nostra conferma bullish. Se chiudiamo bearish all'interno, vediamo, comunque per il momento non facciamo nulla. Però la struttura non mi dispiace affatto, ecco. Stiamo già rigettando piuttosto bruscamente. Spero non troppo, spero che non faccia già brutti scherzi adesso.
E che ci dia la possibilità di trovare un ingresso dopo. Io stavo guardando il gold, stavo aspettando magari facesse un movimento di ritracciamento, perché al momento è venuto giù bello brusco. Lo stavamo guardando quando era qui, e poi è droppato senza... cioè in un minuto all'apertura praticamente, l'apertura della candela oraria. È un ottimo short, appena abbiamo una chiusura diventa un ottimo short, però... Esatto. Ha fatto tanto movimento, è arrivato in questo supporto qui. Ed è bello incarognito. Io cercavo un retest verso il prezzo tipo di 81,2, 81,3, così. Sarebbe la zona dove, quando è iniziato a droppare. Non so dove tu hai il livello. Sì, cioè i minimi della candela, qui, questo, 81,2 più in basso. Mm-hmm. 81. Esatto. Poi, sì, poi vedo che Trading View non combacia perfettamente con il broker di CMarket, ma va bene. Ha avuto anche un piccolo gap su CMarket all'apertura di questo account qui. Dump it. Dump it. The boat. Dump it. Ci siamo oggi in live. Andiamo. Ah. Master. Dump it. I have no, cos'è? Come che si chiama quello lì di Ethereum? Vitalik. I have Vitalik Uzelen. Tipo. Sì, vediamo un po', se qui rimbalziamo effetto molla, chiudiamo bullish, parte un gran bel movimento bullish. G-CAD? Sì, perché vedi che il petrolio è ancora in una bella situazione di dump it, quindi se non si ripiglia la sterlina, pur non avendo grossi catalyst, rimane più forte. Guarda solo... stanno comprando. E aprono lo stop loss perché non vogliono cedere la posizione, continuano a comprare, a fare dei buy. Sì, aumento l'equità, compounding. Non so se hai visto il post che ho mandato ieri di Forex Factory, di quel trader lì che è tipo in debito di una roba inquantificabile. Non l'ho visto. Ho letto che hai scritto qualcosa, ma non avevo visto il post. No. L'hai mandato su Telegram, sì. Sì, sia su Telegram che su Slack. Dove l'hai mandato? Su Slack? Su Slack e su News. Inner Leong Trading, ma è una società questa, sì. Penso proprio di sì. Io non capisco perché sto sito mi glitcha sia questo che Bloomberg. Dump it. Ah, il bot? È stata un'apertura bella tosta, ma perché si aspettava che 20 tenesse, cioè che 19, 18. Mamma mia. Ieri infatti quando ho aperto il mercato ho guardato subito oil, ho visto che veniva giù, ho detto incredibile. Eccoci qui, che continuiamo giù, abbiamo rotto il minimo dell'M15. Teniamo sott'occhio. Andiamo da H1.
Eh sì. Senza pietà, viene giù. E DJ fa il pullback. Non trovo. US 30 invece zone. Ma stavo guardando perché al momento ieri ha rigettato perfettamente il livello. Dopo che ti ho mandato lo screenshot ha dato un impulso al rialzo tipo su due candele da un'ora, adesso però sta di nuovo consolidando in una struttura bearish e stavo pensando di venderlo di nuovo fino al livello di 24.000 e poi da lì ovviamente vedere magari se poterlo andare a comprare in New York, però al momento dato che sta facendo diciamo questo ranging, questo canale discendente bearish, pensare magari di venderlo fino a quel livello lì o aspettare che arrivi su quel livello per poi andarlo a comprare se lo tiene come supporto. E ti dico, le vendite non sarebbero neanche male perché ci sono un bel po' di punti e sai che lui si muove bello veloce, no? Sì, quindi sì. Andiamo a vedere anche quella, adesso apro anche quella roba lì. Adesso infatti stavo guardando magari in un ritracciamento del prezzo adesso di provare a fare un'entrata. Perché Gold non sembra intenzionato a farmi nessun tipo di retest, anzi sembra essersi fermato. DJ invece sta chiudendo adesso questo M15 tra 30 secondi e ha rigettato molto bene, però chiude comunque bearish. GBP CAD ha chiuso proprio al di sotto. GBP CAD, cazzarola, ha dato un bel colpo. Perché si chiudeva un po'. Dove era un qualche punticino più su, si poteva pensare a entrare anche dopo questo M15, se fosse andato su a fare il retest, ma sta dando gli ultimi colpi, ha mosso altri 4 punti in chiusura. Siamo all'interno della range. Ho paura che dobbiamo aspettare l'M30. Andrea, alla fine tu ieri in Asia ne hai fatto qualcosa? Se ci sei ancora che mi senti in live. Mi ha detto prima che ha visto tanti buy, tanti sell, li ha guardati tutti. Poi non so, non gli ho chiesto se ha operato. Vitalik Kuzelen. Loro sembra non abbia intenzione di ritracciare. No, per niente, infatti peccato. Un peccato perché si poteva prendere abbastanza bene su quel livello lì. Però fin quando non mi ritraccia, prenderlo così durante l'inizio di un movimento mi preoccupa abbastanza, perché in caso dovesse farlo magari diciamo nella mezz'ora successiva può far male. Perché sì, ha chiuso in mezzo alla prateria. E infatti, per quello. Bella zoom. Bella, bella a tutti ragazzi, buongiorno.
Dilo, stava già qua prima di te, insomma. Sì, Dilo, era già treno. qua, bello pronto. Che treno. Mi sono svegliato alle 2. Ah, boh. Come cazzo vuol dire mi sono svegliato alle 2? Che prima dormivo e Ah, poi ok. doveva, qui, aperto gli occhi, doveva combattere contro il francese, ha detto io ho una missione. Che pullback. Crazy. Dai, vai a chiudere bullish. Dai, che lo sapevo che era uno scherzetto. Flippiamo stacca 4 e ce ne andiamo. Sarebbe veramente crazy. Sto appena entrato. Ma come? Dove? Su cosa? Come? Perché? Euro di. Non l'ho più tenuto d'occhio, Ci mandi anche la chart. a me. Sì, manda chat, manda chat. Ma tanto fa schifo, raga. Vabbè, ho capito. Non per capire. Mamma mia. Mamma mia. Gold arriva a supporto. Tu dove ce l'hai? DJ, Su Gold. Ok. beh, dov'è per forza? No, era solo per vedere il prezzo giusto. Non l'ho segnato il prezzo giusto. Lo metterei 1674-600 lì. Mamma G-Card, quanto sei sexy. Mamma mia, Gold, che colpi sta dando. Ah, boh, sul pod che ti dicevo, sto per partire. Non esiste più. Opla, ora non è, no, no, esiste. Però Poco. la daily ne ha, tranquilla, fino a 1662,6. Sta iniziando a essere tradabile, perché guarda che trend facili, facili. Sì, ma sono Questo bellissimi, facile, so che. questo facile. Quello che vogliamo tradare noi sono questi, questo, 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 questo. Questa qui è Stamattina merda, sono arrivato questa bello in no. ritardo io, quindi. Io no. Mi rode DJ, fra. Questo, cioè, c'è un livello lì, capito? No, appunto 500 che è un livello importante per GJ, proprio infranto, ritestato. A che ora l'ha L'ho fatto? fatto alle 7 e mezza, quando ci siamo di solito, solo che io sono entrato alle 7:40 e lui era già qui. Allora, GJ, finché non abbiamo una chiusura bullish, il bias è sempre di continuare bearish. Famo l'analisi, pensate se va a stop e non faccio a tempo che scassa. Speriamo di no. Buon gol, ma da Un po' proprio me lo meriterei anche, da mi sa. dei ritracciamenti pazzeschi. Da dei ritracciamenti pazzeschi che però sono così veloci che non 11 sai come punti. prenderli. No, ma infatti per carità, non bisogna saltare su un coltello che cade così, però abbiamo rotto tutti i minimi ufficialmente adesso, mi sa. Anzi, no, c'è ancora uno che tiene. Vabbè, ma questo qua. Buonanotte. Andiamo a fare week film, insomma. Fatto che a me adesso Gold è entrato tipo in un range che passa da tipo un prezzo come 81,2 fino a 6,44,8, cioè enorme. Sì. Ma guarda che candele. Io poi faccio quello. Io adesso tornato M1, bastardo, fare proprio riteste. Proprio lì. Boh.
E se chiudiamo qui, rompiamo, cioè abbiamo veramente fino a 1664. Poi c'è il livello di quel Wickfield lì a sinistra. Spread, come stiamo? Io su gold ho 10 punti esatti, infatti sono contento perché almeno così vuol dire che non l'avrei potuto tradare. Ah beh sì, si muove, perché, ma scusa, fra switch market? Sì. No, io in questo esatto momento mentre parlo c'ho un punto. Due. Adesso esatto, due. Però due. Tipo mentre sì, stavamo sì, guardando muove. Il drop era 10. Si muove, come sempre, figlio di puttana. Ancora il coltello tra i denti. Vedo che GG è lì che sta proseguendo. Mi fa impazzire che questo H1 non ha creato una wick in alto, non è proprio il top questo. E poi, come dicevo prima, tutte queste rejection di questa zona qui, però non è niente male. Aspettiamo l'M30. Se non muore prima, perché è capacissimo di farlo. Vediamo, comunque. Eccolo lì, GBP CAD. Tu sì che mi capisci. Tu sì che mi capisci. Mamma mia, che fake out è quella roba lì. Quello esattamente di cui parlavamo prima. Exactly. Dai, chiudimi in bullish qua, spariamo, retest e andiamo. Vado a fumarmi una sigarettina veloce prima che chiuda l'M30. Vuoi che ti lascio qualcosa? Questo 30 gold? Ma come preferisci tu, tanto easy. Lascia anche GJ senza problemi. GJ io non lo lascio perché so già che sto bastardo. Oggi cade quello che stavi guardando. Tanto io al momento solo gli occhi su Don Jones, gli prezzi a loro. Sì, sì, ci cade. Abbiamo già parlato fin quando. Ci cade alla grande, mi sta facendo emozionare. È un tipo di ingresso che non sarebbe male anche proprio qui con la rottura di questo massimo a mercato. Però siccome abbiamo tutto questo consolidamento qui a sinistra, evito di farlo. Però è un setup possibile. Fossero candele con un po' meno volume all'interno, sarebbe assolutamente fattibile. Comunque vado, che non voglio poi perdermi la chiusura M30. Sperando che questa M30 non vada in cielo. Vediamo un po'. Mi lascio GJ qui. Se entra nel range anche lui si può shortare. O se fa supporto si può acquistare fino a questo range qui. Gold ha rimbalzato, sì, gold fa le sue solite montagne russe. Ush. Vado e torno. Yep. Gold ha rimbalzato sul livello, qualcuno dice in chat. Se hai il link della tua analisi di TradingView e hai voglia di mandarlo, così vedo che dove hai il livello, vediamo un po'. O anche qualcun altro, se vuole mandare una chart così, intanto ne discutiamo, aspettiamo Luca. Io l'ho detto, raga, io al momento gli occhi solo sul Don Jones, perché è l'unico che mi sta dando una struttura, diciamo, al momento bearish per darmi la conferma per arrivare fino a 24.000 come prezzo. Gold mi sarebbe piaciuto prenderlo durante il drop, ma con lo spread che ho al momento, che continua ad alzarsi, ad abbassarsi, tipo in questo momento è bassissimo. Non so, ho un po' di paura a prenderlo. Mi sa che aspetterò Don Jones e via. Matte, tu hai tradato qualcosa oggi? Io? Sì. No, stavo aspettando il GJ, però. Ok. Se rompesse il supporto, Andrei. Ottimo, ottimo.
Io controllo solo DJ oro, quindi non, sì? Le altre non le vedo. Bene, bene. Cioè, da vostro consiglio, ne avrete spese due per base. Ti dico, anch'io GJ lo tenevo spesso sotto controllo, solo che il problema è che, tipo, cos'è, una cosa come 2 settimane fa c'erano anche lì degli spread veramente orrendi, quindi l'ho lasciato un attimino da parte. Sì? Sì, 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 erano tipo 4.5, capisci? Ok, che sono, non sono molti, però comunque capisci quando uno magari apre un lotticino, qui 4.5, non dico che fanno la differenza, però danno fastidio. Quando ce li hai contro, ovvio. Loro è rientrato nel range. Se qui si crea... Aspetta, ora invio l'analisi. Sì. Così almeno la posso... Sì, infatti. Intanto sto aprendo quella che mi è stata mandata adesso. GJ, se rimane così e chiude sopra il supporto, o flip bullish addirittura. Sarebbe buono un buy. Io per il buy, onestamente, aspetterei che magari alla 15 minuti chiude sopra le due candele precedenti. Sì, sì. Probabilmente è una visione mia. Sì. Ok, ok. Ah, ok, quindi tu dici la chiusura al di sopra di questo livello bullish per poi magari effettuare un retest, formare supporto su quel livello che hai per fare la continuazione fino alla prossima? Stai dicendo sull'oro quello che ti ho inviato? Sì, sì, esatto. Sì, però non saprei che conferma bullish. Cioè, non so se magari aspettare una chiusura dell'ora piuttosto che retest e altra candela blu. Cioè, nel senso, bullish, uguale, su 15, non lo so, lo vedo un po'. Ho tempo finale 9:30, possiamo andare via. Diciamo che M30 si è rimangiato un bel po' la candela, ha formato uno spike che può essere tranquillamente rifillato. Quindi io al momento ancora... quindi lo dici, ok. Gli occhi ancora ce li ho un po' short su sì, gold. Sì, ma infatti io per comprare dovrei avere molte conferme. Cioè io ci sono, di nuovo. Allora, vediamo un po'. JVK è andato bullish, ha rotto i massimi e chiude bullish. Ottimo. GJ, la stessa cosa, però solo M15, M30 non ha flippato. Dunque. Allora, io metterei un buy stop su GBPCAD in questa zona qui. Come dicevamo prima, ha rigettato il livello in basso, ha rotto i massimi, ha chiuso bullish, dovrebbe, se flippasse, dovrebbe proseguire almeno fino a questa zona qui, dare una decina di punti per iniziare, possibilmente continuare bullish fino alla prossima zona, possibilmente. Però potrebbe anche rimanere un po' incastrato in questa zona qui. Che abbiamo tanto consolidamento. GJ, stessa cosa, buy stop sopra i massimi. Potrebbe essere un'idea. US30 ha fatto qualcosa di
particolarmente carino, niente di che. No, è sempre lì su quel livello di resistenza che sta facendo un po' di ranging, sta creando un po' di struttura. Appena vedo che dà un'inversione come se volesse formare dei nuovi minimi, penso o di entrare con diesel stop oppure entrare con qualcosa marcato. Il target ve l'ho detto fino a 24. Ma gold, guarda, oddio. Gold, guarda, l'ha fatto in un secondo. No, ma c'è... No, this is gold. Pump it. Ma non sta bene. È normale, ti dico, Matteo, è la normale amministrazione. Normale, ma piuttosto violenta. Eh? No, dai, cioè, è qualcosa di... Piuttosto violenta. È qualcosa di bellissimo. Questo saperlo, saperlo compravamo mobile a questa candela, 15 minuti. Era fattibile perché comunque aveva chiuso di nuovo al di sopra, nel... esatto, sì. Qui è dato retest, è andato. Però lo stop sarebbe stato, non so, magari. GVP oggi invece sembra che voglia finestare un po' di gente, meno male che GVP Cad non ha flippato bullish, è rimasto safe. Ti ho mandato poi la chart del gold? Sì, vedo. Quando... Vedo. Vediamo se tra l'altro... Ah, ve le manda tutte e due, ok. Lì sulla sinistra ho segnato i punti dove, diciamo, di ingresso che sarebbero stati migliori sul livello chiave. No, che... guarda, cazzo è andato a finire. Ok. E niente, il problema è che adesso ci è ritornato sopra, quindi sì, tecnicamente... Sì, M30 esatto, lì sopra. Esatto. Che... Formazione di supporto e si continua a salire. Top. Infatti degli acquisti da lì, raga, non sarebbero per niente male. Dite 1,684. Io ho un livello 81 e 2. Ah, ok, ok. In quello, quindi questo qua nel mini range. Sì, sì, formasse supporto lì, praticamente. Okay. Sta volando loro. Cioè. Se questo M15 qua chiude bearish su GJ... rompendo i minimi dell'M15 prima sarebbe ottimo, invece qua se torniamo bullish siamo sempre con la stessa idea. Sta un po' giochicchiando la sterlina stamattina, come sempre normale amministrazione. Gold ha fatto un movimento di liquidità che è proprio parecchio forte, sì. Sì, ha fregato tutti. Mm-hmm. Cioè, ogni stop loss che c'era sotto lì l'ha preso. Cioè, ti dico, Matte, fregare fino a un certo punto, perché comunque uno se entrava in vendita, ad esempio, alla rottura di quei livelli lì, parzializzava e si metteva a break even, comunque di punti ne ha dati. Cioè, non è che a rottura di 1,681. Sì, esatto, io parlo di questo poi. Ma stato, cioè, capito, se tu vedi in un minuto è stato fortissimo. Io ad esempio non l'avrei mai, non so. Però per dirti, ha dato un movimento di 60 punti, vedi, anche uno fosse entrato più sotto, più sopra. Comunque sì, su 60 punti, se tu già parzializzi e break even, comunque anche se stavi vendendo, quest'ora ti avrebbe chiuso il break even, ma la posizione l'avresti fatta giusta. Ovvio che se vai a vendere là al fondo, senza stop loss, allora... DJ, va bene l'idea che ho inviato, cioè secondo voi, che se si crea una 15 minuti bullish sopra queste tre candele, si può andare fino a... Aspetta, l'apro. Hai mandato nella chat. Il secondo link, sì. Ok. Eh sì, sì, esattamente quello che stavamo dicendo. Si chiude lì sotto qui, però... prosegue bullish. Anzi, penso lo stia già facendo, a vedere. Sì, sì. Ha fatto pure una bella spike sotto, quindi il jet. Mamma mia, Gold, dove stai andando? Mamma mia, signori. Mamma mia. Beh, lunedì mattina, ci sta. Fatto è che perché lunedì mattina. L'H1 è andata, ha toccato, ha rigettato completamente. Questa Davy è diventata bullish. Non è esistito quel pezzo, il pezzo sotto. Sì, sì, alla fine è un semplice retest del supporto che si è formato da H4.
A time frame più elevati diciamo che non ci sono tanti segreti, anche se a time frame più bassi ho fatto schifo. Pure lì che cazzo, non ha deciso questo mini consolidazione. Sì, bisogna aspettare. Pazienza. A quanto pare. Vediamo un po'. Questo M5 comunque ha rotto i massimi di quella prima. Stamattina ho visto Londra è tutta libera, non ci sono news, nulla diciamo di importante. Esserci ci sono sempre. Eh sì, abbiamo fatto minimi, massimi, adesso bisogna aspettare. Zone, ma tu per l'analisi fondamentale usi anche Forex Live come sito? Sì, alla fine per diciamo, come fonte di notizie c'è qualsiasi tipo di fonte di informazione, che può essere Bloomberg, che può essere Forex Factory, può essere quello che dicevi tu, Forex Live, Reuters, ce ne sono veramente, veramente di tanti, di tutti i tipi. Il fatto sta nel prendere tutte queste info che ti servono, diciamo quelle più Farti un'idea giuste, e del incastrarle problema. in modo corretto, perché alla fine se vai a vedere sulla rete di informazioni ne troveresti da qui fino a stasera senza fermarti. Però devi fare una scelta, devi vedere un attimino quello che ti interessa di più, soprattutto riguardante anche le coppie che guardi. Ecco. Già esempio, se io non tradando l'euro, tutto ciò che... cioè l'euro, ok, trado qualche volta euro AUD, però... Le cose riguardanti l'euro non le guardo praticamente. Guardo di più su dollaro e USD. Ok. US 30 mi ha dato quella formazione di struttura bearish che ti dicevo prima per formare dei nuovi minimi. Infatti adesso vedo o lo vendo sulla resistenza o metto dei sell stop. Se vuoi mandarmi la chart, te la apro. Yes, sì, infatti la volevo preparare un attimino giusto per fare. Volevo fare una prova, voi continuate a vedere il mio schermo, giusto? Per caso, se faccio così, vedete il buy stop? Vedete No. qualche finestra sullo schermo No, niente. o no? Ok. Bene. Ecco che l'M5 ha formato supporto e ha rotto i massimi. Gigi è ottima, non so come, non so voi, ma quel setup che sta formando, secondo me, è veramente ottimo. Prima, innanzitutto, il wick fill della candela precedente, poi in più ha confermato la formazione del supporto, ha dato lo spike per mettere lo stop loss e il range pare abbastanza anche pulito per andarlo a prendere. Allora, sul flip mi ha attivato il buy stop.
Ho lo stop loss sotto il minimo e vediamo un po' se ci riesce ad andare una pushatina o meno. Comunque sì, dicevo Matte, quello che andrebbe a validare è quello che hai mandato tu. Esattamente. Ah, ok, quindi il buy finale. Sì, non so voi, a me non dispiace quando forma supporto in più da un impulso al rialzo, forma tipo un Questo minimo qui, che non. sì. Esatto. Stavamo dicendo, ha Per la fatto supporto continuazione. M5. Eccoli che push. Ah, è salito. Ma solo che lo stop sarebbe troppo grande. Well done, very good. GJ. Was the trade in questo momento qua? Anche se anche lui ha mosso poco. Sento di fuoco. Adesso abbiamo la chiusura M15, vediamo se questa M15 in chiusura dà un pullback. L'importante per noi è che chiuda bullish. Vediamo un po'. Io sto 4 punti su GVP Cad. Ecco, di nuovo 2 punti col pullback che ha appena fatto. Però vediamo un po', l'idea è questa qui. Nel caso in cui l'M15 in chiusura flippasse bearish, chiuderei la posizione prima dello stop loss. Qui abbiamo rigettato una volta, due volte, tre, quattro, cinque, però adesso abbiamo il volume di Londra dalla nostra parte che dovrebbe darci una mano. Quanto manca un quarto d'ora? Il gold è di nuovo rigettato da quella resistenza. Dei movimenti onestamente veramente violenti. Però precisi, violenti ma precisi. Eh già. Niente, DJ, non so Ah, cosa. GBP CAD sta iniziando a comportarsi bene. Però questo M15 qui non chiuderà al di sopra della resistenza, purtroppo. Però comunque chiude bullish ed è già qualcosa. L'M15 ha chiuso senza una wick al di sopra. Su GJ invece ce l'ha. Ecco, avrei preferito sicuramente se avesse chiuso con una wick. Però vediamo. Questo qua è il petrolio che mi sta facendo piangere. Vediamo. È un po' troppo violento questo retest, eh. Allora, io esco adesso con 6 punti negativi su GBP CAD. Preferisco aspettare la formazione di un piccolo supporto comunque. Piuttosto che prendere l'intero stop, ne prendo una parte piccolina. Almeno.
non la possibilità di rientrare. Se questo M15 qui avesse chiuso con una wick in alto, avrei aspettato lo stop loss al di sotto di questa candela qui. Non mi piace quel fatto che abbia chiuso senza nulla in alto. Quindi ho preferito prendermi 6 punti piuttosto che 10-11. Anche se il bias è sempre lo stesso finché non abbiamo la chiusura. Vedendo anche l'H1 che ha creato tutta sta resistenza, poi una volta tornata qui ha rigettato in fretta. Diciamo che mi puzza un pelino, però vediamo. Ecco qua. Eccolo lì. Ah, noto che è andato via il quadratino che avevo messo prima. Allora. Ecco qua, molto bene, sono molto contento. Come vedete, io ho chiuso in anticipo, come vi stavo dicendo, perché l'M15 ha chiuso al di sopra, senza una wick al di sopra, e ha flippato piuttosto violentemente quando è dovuto venire a fare il retest. Adesso abbiamo praticamente pareggiato il minimo dell'M15 di prima, e con lo spread che ho di 2 punti mi avrebbe preso lo stop loss. Per cui dovrei non piangermi troppo addosso. Aspettiamo, vediamo che cosa succede all'apertura. Certo che anche qui, se per assurdo continuassimo bearish e rompessimo questo supporto qui, allora poi il fill di tutto il range sarebbe praticamente automatico. E sarebbe molto molto bello, però vediamo, aspettiamo. JVK ha creato un piccolo supporto M1, vediamo se lo rispetta o meno. E l'M30 fa il weak fill, siamo in questo livello qua. Vediamo se rigettiamo il livello o continuiamo bearish. Zome, se hai qualcosa da dire, fare, aprire? Ma, stavo guardando semplicemente US30 che sta facendo ranging, quindi al momento non mi ha validato nulla. Gold si trova sul mio livello chiave, però... Gold ha toccato di nuovo lì, ha flippato di nuovo. Sai cos'è? Che mi preoccupa quello spike di questa candela che ha dato qui. Non capisco se voglia chiudere bene. Diciamo che tra dare questa candela che uno qua non è proprio cosa. Quindi al momento non sto vedendo nulla di che. Beh, lunedì potrebbe anche non arrivare nessun setup decente.
sì, se riuscissimo a rompere questo supporto qui non sarebbe affatto male. Ora è arrivato qualcosa in chat. Vedrò un po', io lascio. GJ dice di chiudere e la domanda è per me. Io ero bye. Forse sta Beh, dicendo a Matte che non era lo anche so. lui bye, non lo so. No, no, io non c'è entrato. Ah, No. ok. Perché... Ma la scelta è tua, allora. Noi siamo qui, ma non per sicuramente, diciamo, eseguire trade che voi dovete eseguire allo stesso modo. Più che altro, Scegli tu. se torni su Scegli tu. Gigi, guarda, ti dico, io vederlo così al momento sembra molto simile alla cosa che ha fatto Gicado, cioè quella candela ha chiuso quasi nulla, senza neanche uno spike che dia la possibilità di prendere un range. E il problema è che se Esattamente. questa candela dovesse rompere quel supporto e chiudere al di sotto, secondo me potrebbe validare un'eventuale continuazione al Diciamo ribasso, che soprattutto vedi che dove sulla allora, sinistra c'è no, la un mia idea range. fino a poco fa è buy, ha scritto però dopo questa candela. Beh, dipende dove è il tuo stop loss, se decidi di chiudere in anticipo o meno. Lo stop loss dove lo hai messo quando hai schiacciato buy qui sotto? Da come chiude M15? Eh sì, adesso chiude tutto, qua abbiamo un po' di rigettazione. Mi spiega un po' meglio Qui sotto sul all'azzardo. concetto delle weak, cioè il weak fill, ok, ma invece che vuol dire quando non fa una weak? Quando non creano wick superiore, ad esempio qui, Ok. perché nel caso in cui avesse chiuso leggermente più in basso con la wick in alto, ok, questa candela qui aveva la possibilità nel Di momento in salire, cui di andare a fosse fillare. flippata bullish, sì, di avere tipo in questa zona qui, vedi questo qua è un wick fill piccolo ma molto palese, che è quando va bullish, in momentum, quando il prezzo ha forza, si muove velocemente, il wick fill lo esegue molto molto spesso, ok? Questa candela qui Ok, invece non ha nessuna wick da fillare, quindi il movimento ok. Quindi quando non lo bullish, crea c'è poca, cioè diciamo la sì, scendono le diciamo che non mi piace, esatto. probabilità. Il Ok. motivo principale che mi ha fatto uscire dalla posizione prendendo solo 6 punti era proprio quello lì. Alla fine vedi, il GTA non si capisce che cazzo voglio fare. Ma GJ sta creando supporto in questa zona qui, l'M15 ha chiuso bullish su GJ, una wick un pelino, perché poi non è che serve esattamente per il wick fill, però diciamo che quando non c'è proprio niente, neanche capito uno 0,1 pips di range non è proprio il massimo. GJ ha toccato il supporto a 134.300 ad H1, sta flippando. L'M5 chiude sopra la resistenza adesso, diciamo lì. Ush. E il petrolio invece si vede che sta recuperando un pelino il petrolio, anche perché non può cadere per sempre. Ecco che anche questo M5 ha Vedi come chiuso. sta salendo il diagramma. Ancora un po' i massimi ora. GJ era un po' più pulito dal buy stop di cui vi parlavo prima in questo livello qui. Lo stop loss era safe. Non abbiamo ancora mosso granché di punti, però comunque il setup sarebbe ancora valido. Diciamo che tra GJ e GVP CAD, GJ è sicuramente meglio per andare bullish in questo momento qui. L'H1 di GVP CAD potrebbe chiudere al di sotto di questo livello a 75.430, ritestare questo livello qui e proseguire bearish. Mentre GJ chiuderà probabilmente bullish, però all'interno sempre di questo range. Ma probabilmente lo farà adesso. Di pushare fino a quel livello lì. Gold si sta calmando un attimino, è rimasto nella stessa zona. Tutto fermo. Ah, sì. Ecco, GJ dovesse chiudere così, come era su quel time frame prima. Se siete già dentro in acquisto o chi è, secondo me sarebbe veramente una chiusura ottima, soprattutto per arrivare fino al prossimo livello. Poi oltre lì.
No, a me non fa impazzire questo H4 che è tanto bearish. Daily cosa ti dà? Mi dà daily. Ah sì, l'avevamo guardato prima, non eri ancora su probabilmente. Che le ultime due daily non sono granché, questa qui potrebbe comunque andare bearish. Creare una week un po' più grande daily. Questa era l'idea iniziale. Sento una te... questo qui era il trade, cavolo, è veramente un peccato. Un peccato. GBP CAD, mi fai un gran favore ad andare bearish, almeno non mi sento stupido. Il gold si sta muovendo. Ecco, gold chiudesse così. Il week fill di questi M30 bullish, che saranno una fracca di punti, 50. Diciamo che se a time frame più bassi forma qualche possibilità di acquisto bullish, magari un M5 che chiuda qui, retest, e andare da lì a lì. Dici no, il weak field è il contrario, cioè nel senso in sell sull'M30. E no, in sell sull'H1 l'M30 è bullish. Vedi? Sì, no, ho visto l'M15 perché sono bearish, ho detto, ma mi sono lasciato un po', non lo so. Sì, no, io ora come ora non lo toccherei, però nel caso in cui l'M30 chiudesse bullish così, quella nuova formasse una wick in basso, poi su time frame più bassi formasse un bel supporto e desse la possibilità di un ingresso con uno stop loss sensato. Un weak fill bullish sarebbe assolutamente plausibile, considerando anche che ha tappato in questa zona qui, ha già rotto i massimi dell'H4 prima e abbiamo tutta la liquidità necessaria. Ecco GJ. Come dicevo, non mi fa impazzire, ma siamo sempre lì. GBP CAD invece è andato fin troppo giù, il bastardo. Sta invalidando leggermente l'idea di quel retest perché si sta muovendo già troppo lontano da quel livello. Però stiamo a vedere. Nel caso in cui la nuova H1 andasse bullish, mettere un sell stop in caso cui flippasse bearish potrebbe essere un'idea. Qua abbiamo la chiusura. Long, Siamo su long, questa it's open. zona qui. Vediamo il GJ come ha chiuso. Ha chiuso bullish ad H1 all'interno del range, rompendo i massimi rispettando i minimi. Ad M30, ad M15, l'M15 è bearish. Finché non rompe questo massimo qui. Non è granché. Ecco, se qualcuno è in buy, con l'ingresso qui dove dicevamo prima, in questa zona qua, potrebbe tranquillamente mettere break even, perché nel caso in cui questa invertisse e tornasse bearish, non vedrei più motivi per stare in buy su questa coppia. Quanti punti sono dal Sinceramente, livello? pochi, sono 4-5 punti. Ma è lì in quella situazione di ranging. Ecco GBP CAD che è andato a ritestare il livello lì. Ha fatto veloce, eh? Porca miseria. Eh sì, parecchio veloce. Parecchio, parecchio veloce. Non lo so. Non lo so. C'è un po' di traffico a time frame, perché ad H1 è tutto molto clean, molto pulito, ok? Quindi dovremmo proseguire. Eccolo qua. Don Jones mi ha aperto i sell stop perché ha tirato adesso un colpo a ribasso. A me su GBP CAD. Ma mi metto a break even il prima possibile.
Comunque Don Jones per i candeloni che apre, regà, è incredibile proprio. Quindi già sono già di nuovo out da GPK. Ho provato a mettere un break even, ma mi ha salutato dopo 10 secondi. Sarà già chiuso? Assolutamente sì. Mentre era qui, ho messo il break even qui e me l'ha chiuso. Ma va bene, tanto. Don Jones È viene giù lunedì, non con c'è nuovi fretta. minimi. Allora, andiamo a vedere il Dow Jones. Sì, ti sto preparando il coso, così metto anche il coso dell'entrata, perché prima era totalmente ranging, ho detto. Avevi il sell stop sotto l'M15. Avevo il sell stop, se vai M1 te lo faccio vedere più preciso. Ok, vedi dopo che il primo candelone che ha chiuso a fake out, quello bearish, che ha formato lo spike. Sì, Ok, io questo. dopo quel candelone lì ho messo lo stop loss, scusate, il sell stop poco sotto i minimi dello spike che ha formato, quel candelone me li ha aperti e adesso sono dentro A da quel movimento break-even, lì. immagino, no? Ma in realtà stavo pensando già di Ma parzializzare sono perché solo. ne ho aperte 4 di posizioni, quindi Sì, pensavo però di chiuderne dico 3. a break-even lo stop loss, intendo. Ah, sì, certo. Appena, è la prima cosa, appena parzializzo quella che rimane finisce a break-even sempre. Vitalik Kuzelen. GG rimane a fare ranging. GBK è andato bello bullish. Ha spinto di nuovo fino a retest. Mamma mia, Dow. Il Dow Jones invece sta andando per la sua. Cosa faccio? Lo devo segnare, secondo te? Ma ti dico, il breakdown appena sono entrato, comunque l'avevo detto che volevo venderlo, mettevo dei sell stop sotto i minimi perché la formazione della struttura era Però sotto i bearish. minimi dopo un M1, zio cane. No, i minimi, no, infatti ti devo mandare l'altra perché io sai che ho H1 di fianco, per quello. Sì, no, ovvio, però intendo per chi segue la live. Sotto i minimi locali. Sì,
chiudi grazie a questa candela M1 che ti ha un po' parato il culo. A chi? A te. A me su Dow Jones, dici? Mm. Hai visto come ha ritestato perfettamente? Infatti adesso Luca ti ha mandato la cosa in chat. Sì, ha fatto break, retest e poi ha formato nuovi minimi. Eri dentro anche tu, Bru? Io sono dentro su GK, solo seguendo... okay. Io sono a 8 punti, 9, 10, no, 9. E parzializzo GK, ok, molto bene. Faccio vedere quello che stavo seguendo. Questo M1 qui che ha rotto. E questa qui. Sono entrato subito su questa qui. Ok, 9 punti. E adesso vedo se mi stoppa break even il resto o se continuiamo. Metto subito break even perché nel caso in cui mi stoppasse aspetterei l'M15 di GJ, perché se questo M15 chiudesse al di sotto possiamo prenderci lo short fino alla prossima zona. Comunque 9 punti su GCAD ci sono. Però ho paura che questo M1 mi stoppa il resto. Vabbè, vediamo. Allora questo 30... Dovrei aver già copiato il link, forse no. No, allora aspetta un secondo, te la apro. Mannaggia. Ecco, quella allora, è... Sì. Usami solo, esatto, è andato. Ok, l'ingresso era qui. Esattamente, lo sto perfettamente lì. Sarebbe tutto il range a sinistra, però GVP CAD è lo stesso identico setup che ho preso inizialmente che poi mi ha stoppato subito a break even. Allora ho cercato un altro ingresso guardando ad M1, abbiamo il break di questo livello qui, il retest che abbiamo detto che è avvenuto con parecchia precisione, direi. Vado, scusate, chiudo un attimo le altre posizioni. Ok. Boh, io sono fuori da GBP CAD. Oh, che bello. Great, GBP CAD, you did it. You bastard, you did it. Oh, che goduria. No, ho cancellato il coso sbagliato. Bru, tu hai fatto qualcosa anche sul Dow Jones? No, ho fatto GJ stamattina alle 7:15, 7:30. Andata bene? Sì. Bene? Bene, ottimo. How sì. Much point? How sì. Much point? Ho fatto 15 punti, no, ma adesso mi mando la chart. Ottimo. Vai, manda. Mettila su Slack, se tanto è già completata. Sì, esatto, mettila su Slack, free. Così scriviamoli. Quindi niente, il breakdown l'ho già fatto, era... Retest, continuazione, M15, assolutamente la stessa cosa. Mi ha stoppato bullish prima qui, chiuso in anticipo, aspettato una chiusura bearish, fluidi nel mercato, nuovo bias sell, ingressi in sell stop sotto il flip dell'M15, ingresso mio personale con la rottura dell'M1, non da qua, zio cane, da qua, ok. Very good. Very good. Adesso mi fa... No, io magari aspetto GJ se scende. No, mi fa pure incazzare che continua. Dove vuoi andare? Fermati. Ah, qua c'è il gap. Potrebbe andare nel gap. Vabbè, in ogni caso. Buonanotte ai sognatori. In realtà tolgo tutto perché ho chiuso tutto. Facciamo gli onesti. Quindi se va giù. Buonanotte ai compratori. Se va giù ci va da solo. Ecco, questo qui è un ottimo setup, secondo me, in arrivo. L'M15 di GJ che chiude. Aspettare un retest. Se in questi 3 minuti non avviene tutto il movimento, perché vi assicuro che è perfettamente in grado di farlo. Sì, 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 infatti quello spero. Però speri di no, speri di sì. Sei no, dentro. Spero che scende e prendo il retest. Ok, ok, vediamo. Sì, sembra molto simile a GCAD come setup. Beh, sì. GCAD era un pelino più incastrato, perché qui è molto clean, se abbiamo la rottura è molto clean. Come vi dicevo, chi era in buy qui aveva assolutamente bisogno di uscire a break even
Ok, perché nel caso in cui avesse flippato bearish non ci sarebbe stato alcun motivo per rimanere di bias bullish, ok? Questo qua è la dimostrazione. Molto meglio prendersi un break even che 10 punti di stop loss, no? Certo. Direi è sempre meglio pagare le commissioni che lo stop. Certo. Come molto meglio prendersi 6 punti di stop loss quando il trade non ti va in favore, in modo da avere ancora la possibilità di fare una piccola posizione successivamente e poter recuperare. US 30 sta scavando proprio verso l'inferno. US 30 sta andando nella fossa. Io metto qua giusto scopo informativo, non che... Yes, se vuoi tornare sulla mia chart vi disegnavo, vi faccio un attimino un mini breakdown della spiegazione. Assolutamente, così poi lo mettiamo su Slack per tutti anche. Comunque l'ingresso di Zoom era lì sotto quell'M1 lì. Yes. Poi è andato. Ho visto tutto il consolidamento che vedete lì sulla sinistra, allora ho detto aspetto che venga rotto questa zona di consolidamento, l'apertura di Londra ha dato quel colpo che vi dicevo. Io avevo i pendenti di sell stop, quindi sono stati un po' prematuri Avrei dovuto, diciamo, aspettare la chiusura proprio fisica della candela e entrare a mercato. Però... Chiamiamolo ingresso aggressivo. Esatto, perché il problema è che il Dow Jones, come sapete, si muove bello veloce, quindi aspettare molto spesso, non dico che sia rischioso perché non è mai rischioso, però può essere non remunerativo. Diciamo, aspettare ma non troppo, essere sempre pronti con il grilletto in mano. Allora, io vado solo a segnare i punti. Mamma mia, se viene giù. Mettere 20. Sì, te stai perdendo il conto, tieni bene il conto. Ma hai chiuso tutto o ancora? No, l'ultimo contratto, tu sai che l'ultimo è sempre destinato al break-even. Sì, certo. Assolutamente. Allora, io intanto correggo GBP CAD. Cioè, non è che correggo, aggiungo GBP CAD. M15 intanto... Manca poco. Comunque, se vuoi segnare il Dow Jones sono 70 punti. Che ovviamente non valgono come quelli del Forex, ma sono sempre 70 punti di prezzo. Così, no? Okay. Qualcuno ragazzi allora, in qualche GJ, trade andiamo a vedere GJ come ha chiuso. Allora, GJ ha chiuso, ha rotto il livello, ha già rotto il minimo della candela M15. E ho paura che non c'è più spazio per alcun ritest di quella zona. Però entrare nel momento in cui non ti fa retest è più difficile piazzare uno stop loss, diciamo, sarebbe potuto entrare a mercato piazzando lo stop loss sopra l'M5, avere uno stop loss piccolo di 5 punti, diciamo. È l'unico valido, perché se si mette uno stop loss, metterlo al di sopra di questo livello qui non ha alcun senso, è troppo grande. Quindi ingresso qui, stop loss lì. E sperando che continui, okay. No, sareste già a 5 punti, quindi si potrebbe addirittura mettere un break even già. Qualcuno fosse entrato nel trade e poi sperare che dia la pushata che serve. Niente, GJ non vuole ritestare. No, sembra di no. Ma c'è questa H4 che dicevo prima, che era molto bearish quando qualcuno voleva acquistarlo sul supporto, non mi convinceva. Adesso questa H4 dovrebbe raggiungere il livello più in basso. Bene, bene. Vediamo, allora è arrivato qualcosa in chat.
Io stavo aspettando un retest almeno in M1. Vabbè, ma niente è perduto, diciamo. Il movimento è avvenuto, ma perché ha fatto un po' in chiusura, vedete? Qui dall'ultima candela M5 sostanzialmente ha creato questa wick, ha rigettato, qui ha rigettato, qui ha toccato, ha rigettato, qui ha toccato, ha rigettato, qui ha chiuso bullish, ok? Poi nel momento in cui ha aperto l'M15 ha subito rotto i minimi, come vi stavo dicendo, per cui si poteva entrare a mercato nel momento in cui ha rotto i minimi. Uno stop loss sensato poteva essere appunto al di sopra di quella candela M5, che sarebbe questo livello qui quando è partita, ok, alle 9:10. Quindi avere 5 punti di stop loss, aspettare di averne 10, 9:10 per chiudere una posizione e eventualmente fillare tutto il range, che sono 15 punti. Il trade è molto chiaro, spiegato con tutta calma. Ecco qua, GJ ha raggiunto praticamente 9 punti, quindi se qualcuno ha preso questo setup, era molto chiaro e discusso da parecchio tempo, direi che almeno mezz'ora buona che parlavamo di questo setup. 9 punti e mezzo, contando gli spread, lì c'è un pochino di spazio. Li ha dati, si poteva chiudere, parzializzare a break even e vedere quello che succedeva. Io GJ mi sento di segnarlo sinceramente, perché l'ho detto tante volte che se questo M15 chiudeva bearish avremmo potuto prenderci un bellissimo short. Don Jones, vienimi a target. Vai. Si chiude Adesso il vado a gruppo. inquadrare anche Dow Jones Flow. di nuovo, così è molto entertaining Dow Jones. Mamma mia, se lo è. Quando pianta sti candeloni. DJ scrivo 10 punti che ha dato e il restante potrebbe essere a break even, e vedere se sarà stoppato o meno. Il Dow Jones sta infrangendo tutti questi livelli qui. Andiamo a vedere l'H1, ha rotto i minimi. Siamo dai minimi di questa candela di fianco. Allora, andiamo a vedere supporto d'H4. Eccoci, abbiamo il wick fila d'H4 qui. E tutto il supporto ancora più in basso. Sì, è un po' di difficoltà in questa zona qui, la potrebbe trovare, diciamo, stiamo a vedere come reagisce. Io come vi ho detto, ragazzi, ce l'ho a 24.000 il target finale. Lì proprio chiudo anche l'ultimo break even perché non vorrei mai rigettasse subito come supporto, quindi Che è esattamente qui dove ho segnato questo, no? esatto, Sì, è esattamente. perché dovrebbe tappare in questa zona qui. Però anche questo wick fill, io diciamo che lo chiuderei anche qui, perché arrivato qui potrebbe rigettare già. Eccolo, continua a scavare. Ah, la nuova M5 ha già rotto i minimi, che ho visto che ha dato un impulso. Sì, ecco, se vuoi fare trailing stop ti metti il tuo best stop loss qui, così se questa M5 flippa bullish a fa mock, e siamo qua a pochissimi punti dal target. Molti pochi punti. Ragazzi, vi Ush, saluto, eccolo lì. inizio lezione. Ciao, ciao Matte. Sì, Ciao Matt, ciao. Eccolo lì, insomma, è arrivato. Il Sì, weak fill infatti. lo ha fatto, anzi no, Infatti no. io È ho lì, è chiuso mo molto anche vicino. l'ultimo. Hai Chiuso anche fatto l'ultimo, sì. ottimamente, secondo me stiamo approcciando questo livello di... Lo vedete da voi. Resistenza, supporto. È lo stesso che vi ho mandato su Slack, ieri. Esattamente, che è quello di 24.000. Andiamo a vedere. Facciamo una bella cosa, apro l'analisi di Slack di ieri. Sì, come vuoi. Che tra l'altro volevo Allora. dirvi, stanotte ha già rigettato quel livello. Quando appena Questo l'apertura è qui. venuto giù. Aspetta. Sì, questo qui. Sì, quello. Sì. Sarebbe quell'H4 che tu vedi lo spike, secondo me, proprio la rigettazione. Allora, qui intanto c'è il breakdown del trade eseguito. Ah, ma no, non lo vedi, vero? No, Cavolo. perché Perché ho deve essere sulla messo... stessa pagina del browser che stai. Sì, perché ho, al posto che condividere lo schermo, ho condiviso il browser. Capito? Così se mi apre cose mie di MetaTrader, Certo, robe mie certo. personali, non ci sono i miei dati, non ci sono i miei cazzi, giustamente. O magari se mi apre file del computer, robe, e clicco male, Telegram, capito? Le chat. La chat con il francese, quella. E quindi allora faccio così. Perfetto. Hackerman.
Ah, Carmen. Se qui l'ingresso di Zoome, come dicevamo prima, è self stop. Qui lo stop loss iniziale adesso non c'è più perché era già sopra la candela. Ma era sopra questa candela qui. Esatto. Quindi nel caso in cui avesse flippato praticamente la candela H1 sarebbe tornata bullish. Quindi nessuna ragione di stare nel trade, l'uscita più safe era sopra questi massimi qui. I primi target, assolutamente questi qua. Ha raggiunto il livello. Adesso questa non è aggiornata, ma è arrivato fino a questo target qui. Esatto. Più che altro, adesso provo a disegnarti sulla chart, se non mi fa... Ecco. Vedete come su questa trend line, più che altro perché ho visto che stava iniziando a dare questa struttura. Perché esatto. non si vede che disegno. Ok, è arrivato adesso. Questa trend line che stava dando questo, diciamo questa struttura bullish, il problema, il fatto è che sugli alti time frame la struttura era totalmente bearish, cioè quella che vedete sulla destra ad H1. Quindi diciamo che la struttura al momento stava dando un retest bullish, però a grandi time frame la struttura stava tenendo quella bearish, e quindi alla rottura di questa struttura bullish ho preferito entrare in vendita, Praticamente portato dai time frame più alti, quello che vedete sulla sinistra. Mm-hmm. Sì, più tecnico proprio solo. Questo 24.300 lo ha rigettato praticamente tutto venerdì pomeriggio, pomeriggio sera, poi tutto stanotte. Yes. Ha rigettato 24.300, poi in pre-Londra alle 6-7 del mattino abbiamo fatto due candelotti bearish che ci hanno portato via, poi questa trap per compratori, questa M30 che ha chiuso bullish, andiamo a vedercela sullo schermo qui, che ha chiuso bullish qui e da qui in poi non abbiamo rotto i massimi dell'M30 e siamo andati bearish. Che, tra l'altro, ragazzi, se andate a vedere tipo sul gold, quella bull trap come stavamo guardando sul Dow Jones sembra molto molto simile. Tra l'altro, anzi, come stavamo assolutamente dicendo, ecco qui abbiamo fatto weak fill e retest del supporto, anzi direi proprio weak fill, estremamente preciso, guarda che roba, pazzesco. Sì, infatti io ho fatto bene ad uscirli. Sì, perché capito, arrivavi qui e rischiavi che per pochi punti iniziasse un ritraccio tipo questo, esatto. Di no, quelli balordi. Io sono entrato in sell su GJ, su retest. Ho fatto retest del livello piccolino sui 5 minuti. Allora, andiamo a vederla. Qui, quindi, su questa qui, che è ancora aperta? Sì. Ok. Sì, l'M30... a 5 minuti per pushare, diciamo che abbiamo raggiunto questo mini livello qui, capito che nell'economia del trade a partire dalla rottura del livello sarebbe il livello in cui prende i primi take profit sostanzialmente sui 9-10 punti. Questa M5 qui ho paura abbia chiuso bullish, no, ha chiuso bearish, ok, molto bene, non ha rotto i minimi, e l'M30 può assolutamente o continuare a pushare oppure rigettare perché ha raggiunto questo livello qui. Diciamo che vendere quando l'M30 è già così ha già mosso parecchi punti da quando si è aperta, capito? Ha già spinto molto bearish, quindi potrebbe dare il pullback. Lo stesso problemino sussiste nel fatto che questo M15 qui, non avendo creato la wick in alto, però non avendo ancora chiuso, potrebbe tranquillamente andare a crearla. Addirittura ti dirò di più, non so dove tu abbia il tuo stop loss, ma questo M15 qui, conoscendo GJ, potrebbe andare bullish, ritestare 134-300 e poi tornare bearish, perché è in grado di farlo. Lo stop. Però ecco che avendo lo stop più sopra diventa un pelino troppo grande per avere un trade profittevole. Diciamo, perché abbiamo una di 7 punti, nemmeno. Quindi se va a ritestare ti stoppa. No, ho messo a 134 e 320. Poi io non è che devo sapere i dati anagrafici e coordinate le vostre posizioni, perché ovviamente sono fatti i vostri, se volete condividerli bene, se no cioè, ci mancherebbe, non obbligo nessuno. Però no, appunto... Il motivo che ti dicevo era questo qui, che stavo spiegando, il game di pips che hai a vendere da questa zona qui più in basso è sostanzialmente una decina se arriva proprio fino in fondo al range, ok? Sì. E il tuo stop loss
se lo metti a 10 punti non è sicuro, avresti dovuto metterlo un pelino più in alto. Però comunque stiamo a vedere. Il bias c'è. Ecco, io ti consiglierei questo M5, adesso ha chiuso bearish, quindi qui non c'è motivo di chiudere, però se questo M5 qui chiudesse, andasse a pushare al di sopra di questo massimo che ha appena creato, chiuderei la posizione, aspetterei eventuali indicazioni, perché questo M30 chiude in 3 minuti, quindi se non fa grandi movimenti, quindi se non pusha fino a target nei prossimi 2 minuti, o se non fa un pullback strong nei prossimi 2 minuti, abbiamo una nuova M30 che sta per aprire, che è probabile che faccia un retest, ok? E non vorrei che ti trovassi negativo sulle retest dell'M30, nuova informazione tra 3 minuti, venissi stoppato da quell'M30 balorda e poi ti vedessi il prezzo continuare a scendere. Per cui io ti consiglio, dal canto mio, se il prezzo raggiunge questa zona qui, magari uscire con, capito, 2-3 punti di stop loss che yes, non fa alcun danno, e stare a vedere le prossime mosse del mercato. Però assolutamente, se prosegue, siamo a cavallo. Vediamo un po'. Ora vediamo, sì. Due minuti. Se uno non rischia troppo, diciamo che non ha mai ragione di stressarsi, ecco. Qui rimane... buonanotte. Continuiamo il pullback, volevo dire. US 30. US 30. Allo? Vitalik Uzelen. Comunque ieri te l'ho detto, appena ho detto Zoom ieri, appena compro domani mattina, dump it. Buy, dump it. Il bot? Ok. Dump it. Mamma mia. Scazzo. Meno male che poi ci ha dato il movimento bearish. Io invece stamattina l'ho chiamato, gli ho chiesto come stava, allora mi ha detto che voleva droppare Don Jones, allora tutto a posto. E ci sono infilato con lui. Sì, ma stamattina sai quanti ne ha sgozzati Don Jones? Perché guarda che queste 2M30 qui, sì, erano balorde. Sì, sì. Cioè, capito, se questa M30 qui avesse chiuso senza wick come quella prima, sarei stato molto confidente in una sell. Perché sai come la penso. Certo. Però questa M30 ha chiuso tuttavia bene. Diciamo, prova a restringere un po', solo sì, l'unico... il grafico. No, perché mi piace vedere bene le candele, belle zoomate. Belle grasse. Quindi vedi, l'unica cosa appunto che avrebbe dato un po' fastidio, avessi cercato, diciamo, un setup in buy, mm-hmm, sarebbe stato questo livellino qui. Ok. Però per il resto... Quindi perché se lascio un attimino la chart così... Ah, intanto vediamo un attimino qui. Ok, GJ ha chiuso bearish. Quindi uno stop qui, al di sopra di quei massimi. Però è balordo. A me piacerebbe, ecco, mi trovassi in questa situazione qui, mettere lo stop loss al di sotto. Nel momento in cui flippa, io entro la posizione, metto lo stop loss dove si è formato il massimo di questa candela in formazione e take profit ovviamente al fondo del range. Scusami, proseguiamo. Dove eravamo? Ok, vai. No, niente, dicevo... Aspetta che qua devo prendere un po' di colori che... Tra voi e M30 vuoi che cambio? No, va benissimo, era solo per farvi vedere la struttura. Scusatemi se disegno veramente male, raga, però non sono... Sì, si capisce, non siamo Giotto. Ok. Vedete, c'era questa struttura dove con questa resistenza massima, che fin quando non viene rotta, comunque diciamo che una volta rotta questa resistenza, con la formazione di nuovi massimi... Diciamo questa qui resistenza è quella che dicevamo prima ad alto time frame. Esatto. Quindi vedete che c'è questa struttura rialzista. Questa qua, praticamente, sarebbe questa. Esattamente. Questa struttura rialzista che tiene, diciamo che tiene il prezzo, però lo sta tenendo al di sotto di questa resistenza, che è su dei time frame più grandi, che noi adesso qua siamo a M30, ma se andate a vedere come metteva prima a 4 ore, comunque il trend al momento non stava rompendo i massimi. Per di più ha rotto questa zona di trendline, andandola a ritestare, a formare nuovi minimi, quindi questo mi ha dato ancora di più la confidenza per andare a vendere, perché non avevo nessun presupposto per andare a comprare. La trendline è stata rotta, ritestata e ha formato nuovi minimi.
la resistenza massima non è stata rotta, ma anzi ha tenuto e ha spinto il prezzo giù. Niente, qui era, bisognava solo più cercare il punto d'ingresso migliore per entrare e nulla, fine. Absolutely, absolutely. Sì, era un trade dal punto di vista tecnico, secondo me, molto, molto... Fammi cercare l'aggettivo giusto. Non lo so, non mi viene. Comunque un trade con i coglioni, diciamo. Non così facile come sembra. Ah, ma quello non sicuro. Col Don Jones, raga, non è proprio facile, perché se vedete le candele che muove... Io per come trado io, ecco, l'unico punto d'ingresso che avrei cercato, cioè che avrei preso nel caso in cui avessi voluto vendere, sarebbe stato l'ingresso alla rottura del minimo M15, capito? Mm-hmm. Magari guardando. Che poi alla fine è la stessa ingresso dove sono entrato io, la rottura di quella. Sì, è leggermente più in basso, un pochino più in basso, però comunque vicino, sì. Comunque ottimo che sono uscito là sotto, perché adesso me ne starei pentendo proprio amaramente. Ma io l'abbiamo adocchiato, quel Wakefield lì, abbiamo detto arriva lì, meglio chiudere. Praticamente l'ingresso è crazy, ok? Perché l'ingresso è crazy. E l'uscita, insomma, penso abbia chiuso intorno proprio a questo prezzo. Perché chiuso, ve lo dico esatto, chiuso a 24.030. Ok, 24.030 esattamente qui. Quindi vedete anche da voi la chiusura, se vi gusta o meno. Non so se è meglio l'apertura o la chiusura di questo trade. GVP Card sta continuando a rompere i minimi, continuare. E stiamo entrando in zona gap di ieri notte. Eccoci qua, ragazzi, in zona io gap. Vi lascio la lezione, buon proseguimento. Buona lezione, grazie. Grazie mille, buona lezione. Grazie. GJ non ha flippato ancora bearish, è rimasto lì. Allora, Matt ci ha scritto su Slack qualcosa, o no? Stavo guardando anche il setup di Bruno. Sei entrato veramente, Bru? Mamma mia, preso bene questo. Mi sono svegliato alle 6:30, alle 7:30, visto che ha fatto un bel movimento. Bravo. Mi ha mandato in chat? L'ha mandato su Slack. La propria infatti pubblicata. Adesso c'ho ancora uno 0,02 aperto, che ottimo. Ah, quello no. Lì non l'ho visto, scusa. Ah sì, quell'ingresso perfetto, quello che dicevamo qua, perfetto, dell'analisi, esatto. di ieri sera, esatto, era fantastico, ottimo trade, Bru, l'avrei preso anch'io al 1000%, era ottimo. Ha servito, su un piatto d'argento. Bias, esecuzione, target, diretto in una candela, era un ottimo trade. E Matte ci ha scritto su Slack, bella sessione, mi è piaciuta molto. Era la sua prima sessione, penso. Mi sembra di sì. Bene, bene, molto bene. Io su Don Jones sono entrato in buy esattamente sul rimbalzo. Bene, voilà, top. Dove stai leggendo? Sulla chat di Zoom. Ettore, ci siamo dati il 5, ci siamo scambiati tipo la fiaccola. Io l'ho scaricata al fondo, tu l'hai presa e l'hai portata su. Ottimo. Ti consiglio, ok, che adesso sta formando una struttura bullish. Sì, sei entrato qui, però parati il culo, diciamo. Esatto. L'aggettivo giusto, la frase giusta, parati le chiappe. Sì, perché questo M30 qui può tranquillamente continuare bearish, andare a fare il Wakefield, continuare. Ha rotto tutti i minimi. Sì, sto già a break even, perfetto, ottimo. Se magari ti soddisfa qualcosa, parzializzati, portati già in tasca qualche profitto. Allora direi, con il senno di poi, che in pre-Londra il trade era GJ, palesemente, chiaramente, sotto gli occhi di tutti, questo breaker di test di questo livello qui. Abbiamo poi avuto la possibilità di un secondo ingresso, che io adesso ero più concentrato su GVP CAD, ma questo è M15 bearish, che... l'ultima candela prima dell'apertura della sessione ha chiuso bearish, comunque il trend era già bearish, si poteva, quando questa M15 è venuta giù ed ha iniziato a formarsi bearish, vendere con stop loss al di sopra di questi massimi e pensare già al break di questo supporto. Era una cosa assolutamente fattibile con il volume di Londra che entra all'interno del mercato.
sarebbe stato un gran bel trade. Anche questo qui era un ottimo setup, un pelino più complicato, ma assolutamente fattibile. Invece il setup di dopo apertura lo ha fornito GBPCAD perfettamente, con questo M30 prima dell'apertura che ha chiuso bearish, ha infranto il nostro livello, ha ritestato il nostro livello perfettamente, ci ha dato opportunità di ingresso sia in modo aggressivo sul retest, sia quando a time frame M1, ok, abbiamo chiuso bearish qui, ok, io sono entrato dopo questa, ho ancora aspettato che non rigettasse questo supportino qui per continuare bullish, ho fatto il mio ingresso qui, ho messo lo stop loss sopra i massimi, anzi in realtà, perché tanto c'è tutto nella registrazione, la registrazione non dimentica, ho fatto il mio primo ingresso qui, quando il prezzo era qui l'ho subito messo a break even e sono stato subito stoppato nell'arco di 7-8 secondi. Ho aspettato allora per un altro ingresso, l'M1 bearish, questa bearish, ingresso, stop loss, primo target 10 punti, secondo target 20 punti. Vedo che adesso stiamo andando a colmare questo gap di ieri, ok? Siamo ufficialmente dentro di qualche punto. GJ sta iniziando a flippare. Flippa, flippa. Flippa, flippa. È sempre solo questo livello qua che non... Spero che è tosto, quello. Non mi fa impazzire. Un Vitalik Uzelen. Però se inizia a flippare bearish rompendo i minimi dovremmo raggiungere il nostro target, però appunto quel livello lì non mi piace, non avrei più shortato, diciamo che lo short era o proprio qui sulla rottura dei primi minimi di questo M15 o qua, questo era sicuramente migliore, però ero impegnato a guardarmi GBPCAD. Un pattern a W. Mamma mia. Ieri sono entrato in quella Zoom, dopo 5 minuti mi stava sanguinando il cervello, ho dovuto staccare. Non facciamo nomi, va? Non giusto. Facciamo nomi che stiamo registrando. Ma... Però magari possiamo scriverlo nella chat, però. Quello non lo vede nessuno. Il pattern a W, regà, quello non lo batte nessuno. Allora, Matt mi ha mandato una chart. Questo è il setup che vorrei mi si presentasse. Vi aggiorno per eventuali entrate e ripensamenti in caso torni sopra la resistenza. E su GJ. È lo stesso, sì, è lo stesso identico setup che abbiamo qui. Stessi livelli e ripeto sempre quello che non mi piace molto. Questa zona. Però nel caso in cui questa flippasse bearish saremmo già al di sotto, ok? Di questo livello. E quindi... un ingresso potrebbe essere più sensato. Questo M5 in chiusura chiude bella bullish, sfanculando i venditori. Anche se non ha rotto alcun massimo, quindi stiamo sempre facendo ranging. GBPCAD. Ecco, GBPCAD è andato ad assaggiare il gap, l'ha assaggiato, e poi ha pushato. Sì, io penso che le sell siano abbastanza, si stiano esaurendo sulla sterlina. Magari fare un po' di ranging e poi riprendere in pre-New York. Sapete che a noi la sessione ci piace fresca, appena iniziamo a allontanarci di un'oretta dall'apertura. Inizia a essere sketchy, allora movimenti un po' più, se ne ha già dati di buoni per entrare. Inizia a essere un po' più di ranging, un po' più balordo. Questo M5 qua è chiuso bearish. Not bad. Sì. Not that bad. Per quello che Ettore ti dicevo, break even parzializza, perché col Dow Jones non si sa mai, potrebbe far di tutto. Con M5 mi piace particolarmente, punto. Mi piace particolarmente. Perché senza contare questo livello qui, che era quello nuovo in formazione, qui avremmo potuto tenere il nostro livello, ok? Perché abbiamo supporto, rigettazione, break, retest, continuazione, diventa resistenza. Qui abbiamo un altro tocco di questo livello, rigettazione. Qui abbiamo la nostra chiusura bullish e qui abbiamo l'apertura. All'apertura cosa succede? La candela va un pelino bullish, non rompe i massimi della candela prima. Nel frattempo questa qui sta facendo quello che stavamo dicendo un secondo fa. Comunque questa candela qui non ha pushato
oltre i massimi di quella prima, e ha iniziato a venire bearish. Nel momento in cui sono stati rotti i minimi, si poteva appunto entrare. Così come è stato fatto da Zome, sotto i minimi, a mercato con lo stop loss al di sopra. Vedi però come in M5 rimbalza continuamente. Up, down, up, down, up, down. Però mi piaceva questa cosa qui che ha rispettato qui. Ok, è andato, ha rispettato qui, ha rigettato, qui ha rigettato e qui ha rigettato semplicemente per la quarta volta consecutiva. Sì, Matt, sì. Sembra, ok. Mi piace, hai imparato già subito come utilizzare Slack. Sì, sì. Ottimo, direi. Sì, sì. È bello carico, diciamo. È bello caldo. Ieri infatti mi ha scritto, mi ha detto siamo pronti domani a spaccare. Sì, sì, ho scritto anche su Slack. Lunedì mattina. Così, io non so te se alla fine hai dormito, ma io ho dormito veramente pochissimo. 4 ore, sì, però sono veramente stanco. 4 ore? Vabbè, sì, 4 ore perché sei svegliato alle 7:30, bastardo. Per quello hai dormito 4 ore, io ho dormito 2:30, 3. Primo perché non riuscivo ad addormentarmi, perché ieri mi sono svegliato alle ore ben alte. E poi mi sono svegliato e pioveva, quindi non ho fatto neanche un po' di corsa, quelle cazzate lì, capito? Certo. È stato sul divano tutto il giorno. Io ero nel letto che pensavo. Cioè, più che sul divano sono stato alla scrivania tutto il giorno, però comunque. Ero sul letto che pensavo, dicevo, domani il francese, è l'ora. Sì, io anche, ve lo dico anche che sentano tutti, capito? Io ho sempre tradato anche Zoom, sempre da 2 anni Londra tutti i giorni, però comunque nel momento in cui prendi un trade e... Adesso noi siamo pochi, siamo una decina di persone, però comunque una decina di persone vedono il trade che prendi, qualcuno anche si fida e prende sicuramente lo stesso trade, perché so che qualcuno lo fa, perché tanto qualcuno lo farà sempre. E allora un pelino di pressione in più diciamo che c'è e si sente. Anche il francese la sente. Qua abbiamo rotto i massimi. La sessione sta andando verso la fine, direi che se qualcuno vuole mandare qualche chart, qualche trade che magari ha preso, yes, o che voleva prendere e non è riuscito, mandi pure che gli diamo uno sguardo. Poi non mi dilungherei più di tanto in questa sessione qui, proprio per il fatto che è lunedì, dopo c'è New York. E sono già venuti, come vedete, un sacco di movimenti, un sacco di cose, quindi non abbiamo molto bisogno di altri trade. Comunque, Ettore, ho visto dove hai preso take profit, direi ottimo. Non so se l'hai preso completo con tutto quanto o solo con dei parziali, però direi ottimo. Chiuso bullish, dump it. M30 non è ancora chiuso. Quando abbiamo tutta questa forza qui, diciamo che per formare un supporto un M15 sinceramente non mi basta. GJ invece è arrivato lì, ha toccato di nuovo ed è di nuovo bearish. Se qualcuno fosse in sell qui, chiudete sta cazzo di posizione. Guarda, è passato un secondo. Capito? Chiudi la posizione qui, perché se proprio sei tanto fiducioso nel bearish side, metti la tua posizione sotto il minimo di questo M15 per proseguire. Però, sinceramente, non vedo alcun motivo per vendere adesso come adesso e neanche per comprare. Allora, ho chiuso e vedo qui, è quella che hai già guardato tu, insomma, adesso. Sì, sì. L'apro anch'io, giusto, facciamo vedere. Così appare anche nel video. Ottimo, ottimo. L'ingresso praticamente lo hai preso a M1 proprio quando ha rigettato il livello la prima volta.
A che prezzo sei entrato, Ettore? Se vuoi dirle, se no... Sì, sì, beh... No, certo. Mandaci a fanculo e dici pure, fatevi i cazzi vostri. Fatevi i cazzi vostri. Full margin sell. Aquile infami. Sto vedendo che sul gruppo stanno scrivendo a fuoco. A Maidino. Qualcuno che è stato finessato sul gruppo. No, assolutamente no. Intendevo se è rientrato dopo questo M1 qui, se è rientrato subito a mercato qui, o se avevi, se è rientrato in qualche altro posto per qualche altro motivo. Il lottaggio è roba tua, ci mancherebbe. Allora, 4-0, quindi niente, 3-2 BE, mezzo stop. Dillo, cosa vuol dire mezzo stop? Che ha staccato un po' prima dello stop loss. 24-0-20, perfetto, ci dice... Ah, proprio... 10 ecco. Punti dopo ho scaricato io. Beh, però l'ingresso quindi è qui. Allora, in questo caso non te lo appoggio l'ingresso, però comunque... Io direi che ha funzionato alla grande, però almeno una candela di rigettazione... L'avrei aspettata, capito? Perché se tu aspetti che questo M1 chiuda bullish, entri in buy qui, ok? E metti il tuo stop loss qui sotto. Nel caso in cui il minimo fosse infranto, tu sei fuori dal trade. Ok, però se tu schiacci buy qui, e poi questo M1 qui non va bullish, ma continua bearish, tu lo stop loss dove lo metti? Magari questo qui ti fa 50 punti e tu non sai dove avere lo stop loss. Solo per questo motivo qua. Avrei diciamo che è stato un ingresso aggressivo. Aggressivo, un complimento. Molto, molto aggressivo. Proprio ci sei andato come un leone. Un supporto ad H qua, diciamo, quando è arrivato lì acquisto, però lui poteva anche continuare a scendere e fillare queste week, assolutamente. Più che altro il problema sussiste nel momento in cui non riesci a piazzare uno stop loss, ok? Poi ovviamente il trade ha pagato, quindi niente da dire. Però io personalmente sarei entrato almeno dopo questo M1 in modo da avere uno stop loss. Non me ne volere, ma è così. Anche perché se avesse continuato bearish saremmo qui a parlare di un pessimo ingresso. Né short né long, ok, prego, ma ci mancherebbe, solo che io dico le cose in modo un po' diretto, non so mai se trovo qualcuno di quelli super orgogliosi che si offendono e dicono sono il top, sono solo io, fatti i cazzi tuoi, o se trovo qualcuno intelligente in grado di capire che lo spiego solo appunto per dare un'informazione in più. Quindi perfetto, grazie. Allora, cosa che ha mandato qui Simone Petrolio? Un ETF Monster distorce il mercato del VTI. Zome. Quello guardatelo dopo. Me lo guardo dopo, sì. Comunque, 14,80 adesso sta. Ma adesso quindi come funziona? Devo andare a vantarmi del messaggio di ieri sera che ho detto che saremmo andati a 14 o devo lasciar stare? Magari vado a vantarmi, va. Mi piace. Direi di lasciar stare, perché sennò a questo punto io allora posso... Vado a riscreenare tutti quelli quando si trovava a 30, quando si trovava a $30, che tutti, no, lo compro, è sul fondo. No, non lo devi comprare. Sì, però io l'ho scritto 8 ore fa ed è successo. Non è 12 giorni fa, capito? Sembra quel ragionamento di avere ragione in tempo, capito? Giusto. No, sono qui per imparare, dice Ettore. Molto bene. Ottimo. Avevo mandato Marotta, cazzo. Che scasso. Non si ha... Ma adesso ricondivido tutto lo schermo, tanto ho finito di tradare, quindi anche se si apre qualcosa... Non è un problema. Così vi faccio vedere Marotta. Vedete già di nuovo?
Ditemi se vedete anche Telegram. No. Non vedete niente? Adesso sì. Ok, l'ho rifatto. Ecco, qui c'è il messaggio di ieri sera. Petrolio che ha aperto e ha subito rotto i minimi di venerdì. Allora, bom, giù a 14. Io immagino tutti quelli che erano in long senza lo stop loss, scorando. Sperando in un'inversione. Quando la tua più grande paura è quella di aprire MetaTrader e vedere dove cazzo è finito il petrolio, zio caro. Perfetto, questo là ci rispecchia tutto. Salvatevi sti sticker. Guarda quella della vecchia che fa what? Con la candela che scende. Sì, quello è epico anche. Adesso non so, guarda, non voglio finire troppo in basso perché ci sono anche GIF di quelle, cioè sticker di quelli, zio porco. Non legali, diciamo. Non legali, ma quello che mi fa più scassare è quello che si impicca, fraco. Adesso ve lo faccio vedere, quello che si impicca con la candela. Cioè, quello è incredibile. Quello è il migliore. Quella è la rappresentazione del 90% dei retail sul petrolio. Anche di più, anche di più. A 20. Madonna, a 20. In quanti cazzo di gruppi ho letto la gente? Vai, vai. Facciamo le scorte. Okay. Madonna, apri le scorte con un CFD con la leva. Mamma mia. Un po' due giorni. Hai bruciato tutti i risparmi di famiglia. Cazzo. Che poi i punti sul petrolio valgono veramente tanto. Cioè, sì, è pazzesco. Quando li muove sono belli tosti. Cioè, ancora più, anche di più del gold. Eh sì, sì, sì. Ma dov'è quello con la candela che si impicca? Che non trovo. Ce l'ho nei recenti. Te lo mando io sulla chat. Ieri sera te l'ho mandato, io ce l'ho nei recenti. Eccolo qua. Lo mando sulla chat. Questo è crazy. Questo è il più bello di tutto. Raga, sti sticker non avete idea da dove li ho presi. Li ho presi nelle peggio chat. Non potete capire. Scorte a 20 di petrolio. Mamma mia, ragazzi. Poi con le bottiglie di vodka sulla destra. Mancavano solo pastiglie di antidepressivi, capito? Cose lì. Raga, non potete capire. Non potete capire, voi. Che scasso, mamma mia. Il supporto M1, continuazione bullish, niente male. Ma perché mi leva sto? Ogni volta, vedi, mi ha tolto di nuovo il quadratino. Adesso non lo riscrivo perché ci metto mezz'ora e tanto stiamo per staccare. Però quando cambio lo share dello schermo mi cancella. Beh, giustamente mi cancella le cose. Ragazzi, ricordo che c'ho lezione alle 10 fra 5 minuti. Ah, perfetto, perfetto. Qui quando ho chiesto, ci ha detto qualcuno di uscire nel caso in cui fosse in sell, spero che sia stato ascoltato. Comunque, grazie per aver partecipato. Ci sentiamo più tardi. Non era stato ascoltato, ti dico. Ho aspettato per vedere cosa succedesse, però sono uscito non subito, diciamo, quando l'hai detto, sul rimbalzo di quel livello. Però comunque non ti sei preso lo spike bullish fino in cima. No, break even sono uscito. Allora, perfetto, se avevi il break even, assolutamente. Sì, assolutamente. Sì. Non sì, sì. È stato un po' balordo. Se il livello lo rompeva o rimbalzava. È stato un po' balordo, vedi, perché praticamente il retest è avvenuto prima della chiusura dell'M15, capito? Ha fatto il break qui. E qui dove... Adesso ti faccio andare a lezione che mancano 4 minuti. Però prima, vedi, ha fatto tutti questi piccoli touch del livello e il retest lo ha fatto qui. La liquidità per scendere l'ha presa qui, capito? Quindi quando l'M15 ha aperto qui non aveva più alcun bisogno di andare a prendere liquidità e ha potuto semplicemente andare bearish e fare il suo movimento. In quei casi lì che sono un po' balordi si può mettere il sell stop e avere uno stop sopra i massimi. Però poi ha iniziato a essere molto sketchy, vedi, tutto questo up and down M1.
Sì, perché io sto aspettando, cioè sto cercando di aspettare sempre le chiusure. Assolutamente, sono fondamentali. Per me, poi specialmente all'inizio, è fondamentale aspettare le chiusure, assolutamente. Meglio perdere un trade che fa il movimento che entrare in un trade e diventare la week, capito? Ad esempio, io volessi entrare bullish, vedo che questa era bullish fino a 10 secondi fa, schiaccio buy perché mi faccio prendere dalla FOMO, dalla voglia di entrare, e in un attimo divento la week. Nel senso sbagliato, però, capito? Me la compro e poi il prezzo mi saluta. È fondamentale sempre aspettare, perché almeno 7-8 volte su 10, se aspetti la chiusura, fai una decisione che non avresti fatto senza aspettarla. Diciamo. Perché dico qua su Gigi, no? Allora, questo non l'avrei preso se avessi aspettato tutte le chiusure, questo qua che... Il primo, esatto, questo no. Però non so se avrei preso quello delle 7 stamattina. Beh, quello delle 7 stamattina era molto molto bello, perché questa, dove vedi la candela bullish, è una certa M15, ok? Però sì. Io, dal canto mio, l'M15 è proprio il time frame è il più basso che mi permetta di avere qualche conferma, che ha diciamo un qualche valore in più. Però una conferma M30 mi soddisfa a pieno. Preferisco 100 volte una conferma M30, e qui avevamo una perfetta chiusura M30, rompendo i minimi di questa qui, capito? Perché se te col senno di prima e non con il senno di poi, capito? Vai a vedere questo prezzo qui, cioè tu ti trovi, adesso non me la fa mettere bene, però ti trovi con l'M30 bullish qui, ok? Quindi tanti compratori in quella zona, e poi ti trovi l'M30 successiva che chiude bearish, rompe i minimi, rispetta i massimi e chiude al di sotto di 0.500, che è un valore rotondo di GJ molto importante. E in più hai il range abbastanza pulito a sinistra, in cui puoi mettere una quindicina, una ventina di punti, no, 20 no, però 10-15 punti di take profit, e ne puoi mettere 8 di stop loss. Quindi risk reward perfetto, timing in pre-londra perfetto, il break ce l'abbiamo. E questa M15 piccolina non mi dà alcuna noia, capito? Al massimo sell stop sotto i minimi. Ma perché sell stop sotto i minimi? Perché se infrange questi minimi, so che può fare il movimento tutto in un colpo, ma so anche che se li infrange e poi infrange anche i massimi, il mio trade non ha più senso. Quindi nel momento in cui rompe i minimi, posso mettere lo stop loss qua, e lo stop loss lì ha un senso. Buono, finito, ti faccio andare a lezione, che se non fai tardi. Adesso vado a lezione di arte e non c'è proprio un cazzo. Va bene. Ti faccio l'arte dei candlestick. Spiegaglielo alla prof. Spiegaglielo. Dai, dai, buona lezione. Ciao, ciao. Buona lezione. Grazie, ragazzi. Ciao. Buona giornata. Ciao, ciao. Anche Allora, ragazzuoli, sono le 10. Io sono propenso a finire la live. Siamo rimasti noi. Se avete qualcosa da chiedere, chiedete. Tacete, mi dice sì, tacete per sempre. Diamo le chiusure orarie, facciamo un giretto. Questo Crazy, Crazy Trade, ottimo. US30 ha dato il pullback, adesso magari va a fillarsi la week. Comunque, siamo sempre lì. GJ ha di nuovo chiuso bearish, quindi ci dà di nuovo il bias per continuare fino alla zona più bassa del range, però. Siamo un po' all'interno, non ritestiamo. Ah, vediamo quel livello lì. Ah, ok, però abbiamo rotto il minimo. Molto bello, abbiamo rotto il minimo di questo M30 qui. Ed era sicuramente un possibile ingresso. Oppure con l'M15 bearish della cima. Sta già pagando. Sta già Ottimo, pagando. Bruno. Se sei ancora dentro, stonks, questo. Tanto, sempre tutto registrato. Quanto tempo fa l'ho 02, detto? cioè, sì, Fatto giusto un per... minuto fa ed è successo, l'abbiamo detto. Quindi questo trade addirittura si potrebbe segnare nel quadratino in basso a destra, perché abbiamo detto M15 che chiude bearish, possibile continuazione fino ai minimi, e boh, mi ha già dato Bru, fatti un trailing 9 stop a punti, 9 questo punto. punti. Quindi questo Quindi qui l'ho era un altro messo ottimo setup, quinto setup di Londra. ad Bene, occhio, molto veloci ad posto di occhiali. stop ad occhio, giusto per vedere com'è. Trailing, vedi, se tu sei entrato lassù su quel trade perfetto di cui parlavano prima Luca e Italo, inizi a spostare lo stop loss sotto magari quella zona di supporto dove era entrato ad acquistare Sì, Christian, poi di se hai l'ingresso conseguenza lo qua, lo stop abbassi. loss lo puoi mettere qui, ma comunque questo trade Esatto, l'ho crazy. messo a 314, lì dove hai il Ottimo, supporto e ottimo, la resistenza adesso. ottimo trade questo, mi piace un casino.
l'avrei preso molto volentieri, non avessi ancora preso nessun setup. Sempre da un trend, retest avvenuto, chiusura bearish, ingresso, stop loss, take profit. Oh. In fondo, tutto di quello di cui abbiamo bisogno. Tutto quello di cui abbiamo bisogno, esatto. Ecco qua che siamo andati vale, cipolla. A riempire il gap, lo abbiamo riempito come stavamo dicendo prima. Prima stavamo dicendo che lo stavamo assaggiando, lo abbiamo assaggiato alla grande. Il problema è che una volta assaggiato ho dovuto stoppare fuori la gente e poi andarlo a chiudere. Sì. Sì, con quella sì, candela sì, lì sì. Ha fatto boh, lo stesso market structure di DJI, perfetta, adesso ha dato l'ingresso, però sì. Prima non avevamo chiusure al di sotto, diciamo, di ho questo supportino qua a sinistra, capito, questa zona trafficata qua, quindi io sicuramente non avrei venduto prima quando stavamo approcciando all'interno del gap qui. Sarebbe stato un suicidio, tipo quello dei meme, degli sticker, vendere qua. Comunque, si poteva entrare ottimamente dopo che questo M15 qui ha chiuso bearish. US30 lì è iniziato a muoversi. Suoli, vi abbandono, ci sentiamo sì. Più avanti. Ciao, bella live a tutti. Ciao. Bom, ci salutiamo ragazzuoli, ci aggiorniamo magari me, più tardi. Tanto io sono fuori, quindi tutto a posto. GJ, perfetto, veramente perfetto. Bon, dai. Ciao Sassa, ciao a tutti ragazzi. Ciao Sassa, ciao Cri, ciao Ettore. Ciao a tutti.